Della riunione per i 40 anni della prima riunione del Consiglio regionale d'Abruzzo. Dovrebbero esserci anche delle arie di Piero Mazzocchetti che già vedo sul monitor raccogliere gli applausi del pubblico. Quindi direi che la linea può andare subito all'Aquila. Sempre sogno mio.
All'Aquila, che possa sempre sorgere il sole, specialmente in questo periodo così difficile. Però il sole si vede, quindi bisogna crederci come una fede, e noi ci crediamo. E questo è per tutti voi. O sole mio! Serena dopo una tempesta, bell'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa, tenna giornata e sole. San fronte a te.
vorrei che facessimo un applauso al maestro Nicolas Giusti. Si è appena concluso, come avete visto, il concerto in occasione appunto del quarantennale dalla nascita della Regione Abruzzo, un concerto che si è svolto sulla terrazza del Palazzo dell'Emiciclo, sede del Consiglio regionale qui all'Aquila. Un bello sfondo in una bella giornata di sole. E appunto alle mie spalle potete anche intravedere la Basilica di Collemaggio. È stata una giornata che è iniziata intorno alle 11, con alle 11.30, scusate, con l'intervento inaugurale del presidente dell'Assemblea regionale Nazario Pagano. Poi ci sono stati gli interventi di Cesare D'Alessandro per l'opposizione e di Giuliante per la maggioranza. L'intervento del presidente della giunta regionale Gianni Chiodi e infine l'ultimo intervento è stato quello di Antonio Leone.
Leone, vicepresidente della Camera dei Deputati, che ovviamente è stato invitato per l'occasione. Poi è stato anche presentato un libro proprio che parla della nascita della regione Abruzzo. Siamo in diretta, non manca molto alle ore 14 al nostro telegiornale, e siamo in attesa di avere qui con noi, mi giro per vedere dove si trova in questo momento, il presidente appunto dell'Assemblea regionale Nazario Pagano, per scambiare con lui qualche battuta su come è andata questa giornata. Una giornata solenne, appunto una seduta solenne del Consiglio regionale, ma si è parlato molto dei temi di attualità. Spesso e volentieri le parole che sono riecheggiate nell'Aula sono state quelle della crisi economica, del terremoto ovviamente, e del federalismo fiscale, una questione di grandissima attualità. Se ne parla oramai da molto tempo, e un po' tutti quanti hanno detto che è arrivato il momento di cominciare a stringere i tempi per quanto riguarda questo discorso, che diventa fondamentale proprio nell'ottica delle regioni. Regioni che peraltro in questi giorni sono tutte coinvolte sul fronte della manovra economica da parte del governo centrale. Ci sono polemiche, vedremo un po' come andrà a finire. Ma oggi è stata comunque una giornata di festa, perché esattamente 40 anni fa si insediava il primo consiglio regionale, e quest'oggi erano in presenti numerosi ex presidenti che hanno fatto la storia di questa istituzione. Abbiamo appunto qui in diretta con noi il presidente del Consiglio regionale, Nazario Pagano, visibilmente soddisfatto per una giornata che è andato nel migliore dei modi. Ricordavo appunto nel mio intervento che è stato sì una seduta solenne, ma sempre con i piedi ben piantati per terra, per vedere quali sono le problematiche di oggi. E si è parlato, un po' tutti quanti hanno parlato, tre parole sono riecheggiate: la crisi economica a livello mondiale, il post terremoto, il federalismo fiscale. Sì, credo che se gli abruzzesi comprendono quanto innanzitutto devono comprendere i componenti della classe dirigente abruzzese, che si deve comunque sempre ripartire dalle istituzioni, dalla saldezza, dalla forza delle nostre istituzioni per rilanciare la nostra regione, la sua economia, il lavoro. E allora, se comprendiamo tutti quanti insieme questa cosa, avremo un futuro roseo. Io sono un ottimista, sono convinto che fosse giusto quindi celebrare questi 40 anni, perché ogni tanto fare degli step e capire da dove ripartire, discutendo fra di noi, ma nella condivisione degli obiettivi, credo che sia fondamentale. Abbiamo voluto fare in modo sobrio, mandando anche una delegazione di consiglieri alla manifestazione a Roma a favore dell'Aquila e dei paesi terremotati, ma nella consapevolezza che tutto ha importanza. Innanzitutto ha importanza che gli abruzzesi siano in questo momento consapevoli di quanto sia fondamentale tenere sempre più forti le istituzioni democratiche liberamente elette in questa regione. Lei stava accennando alla manifestazione della città dell'Aquila a Roma questa mattina. Purtroppo si sono verificati degli incidenti, c'è stata anche una sua nota di intervento in merito. Sì, purtroppo ci è giunta la notizia di tafferugli che hanno in parte rovinato la manifestazione di protesta. Mi auguro che si sia trattato di cosa di poco conto, in questo momento ancora non so con certezza quello che sia avvenuto, però una cosa è sicura: tutta la solidarietà possibile e immaginabile. D'altro canto abbiamo aderito alla manifestazione inviando una delegazione, come spiegavo prima. Io sono convinto che soprattutto le menti più moderate, le persone più che approfondiscono e che riflettono sulla situazione attuale, sanno che gli obiettivi migliori per il rilancio di questa regione, per la ricostruzione dell'Aquila, passano attraverso il dialogo, attraverso certo la saldezza delle idee e la convinzione che queste idee debbano essere portate avanti fino in fondo, anche con sistemi di protesta, però ovviamente mantenendo sempre i piedi ben saldi per terra, anche perché l'Aquila ha bisogno di mantenere i riflettori puntati su di sé, ma anche col consenso e con l'adesione di tutto il popolo italiano. Non vorrei che il popolo italiano ci abbandonasse, noi dobbiamo invece averlo vicino, così come è accaduto soprattutto all'indomani del sisma. Oggi appunto in aula si è parlato della storia dell'Abruzzo, e c'erano molti personaggi che hanno fatto la storia dell'Abruzzo. Che sensazione le ha fatto?
positiva, perché attraverso quei volti io ho visto la storia di questa regione, che è passata da regione agricola a regione sicuramente avanzata, da regione che aveva un'economia arretrata, che purtroppo obbligava i suoi figli ad emigrare, ad una regione che comunque ha raggiunto i livelli delle regioni centro-settentrionali di questo paese. Quindi, guardando i loro volti, mi sono sentito tutto sommato rinfrancato a sapere che anche loro hanno contribuito alla crescita della nostra regione e che noi dovevamo essere all'altezza del nostro compito. Vederli qui mi ha fatto piacere, perché loro hanno mantenuto nel tempo innanzitutto la convinzione di quanto fosse importante per loro svolgere un determinato ruolo, sia che si trattasse di Presidente del Consiglio regionale, sia che si trattasse di Presidente della Giunta regionale, ma attraverso loro anche la vicinanza ad una istituzione che continua evidentemente ad essere per loro estremamente presente, positiva, e che attraverso la quale bisogna credere per un futuro migliore. Un'ultima domanda, e prego di venire qui Piero Mazzocchetti, appunto il grande concerto di Piero. Buongiorno. Buongiorno a voi. Complimenti, ma non ce n'è bisogno per lei. Beh, più che un concerto, grazie per i complimenti, è stato un cocktail concerto per assaporare attraverso la musica anche delle belle fragranze, messaggeri di pace e di solidarietà. Presidente, Piero Mazzocchetti, se vogliamo, è proprio l'espressione di questa regione, una persona che con grande tenacia, che è una caratteristica precipua degli abruzzesi, è riuscito a salire nell'Olimpo. Sì, Piero è, oltre che essere un amico, un artista, un tenore che io stimo in maniera straordinaria, proprio perché, come diceva giustamente lei, è l'espressione migliore del carattere, della tenacia e della dignità del popolo abruzzese. Lui ha saputo da solo, senza aiuti, senza sostegno, sapersi far strada, ed è stato uno dei più apprezzati cantanti e vincitore, uno nei primi tre, no, del Festival di Sanremo. E tra l'altro, voglio ricordarlo qui in diretta a TV6, ha voluto esprimersi oggi qui gratuitamente, ha voluto dirmi: Presidente, intendo venire ad esibirmi, sia pure con qualche brano, ma siccome sarà dedicato alla regione, sarà dedicato all'Aquila, alla sua ricostruzione, intendo farlo gratuitamente. E questo credo che sia stato un bellissimo gesto, che è giusto in questo momento ricordare ai telespettatori di TV6, al popolo abruzzese, che ho voluto sottolineare anche nel presentare questo brano. Era, come dire, il modo migliore per concludere questa bella mattinata tutta dedicata alla nostra regione. Grazie Presidente, buon lavoro. Piero Mazzocchetti, allora, un artista esprime emozioni, ma lei che emozioni ha avuto quest'oggi? Beh, c'è un'emozione particolare, perché cantare con una scenografia alle spalle drammatica, che sotto certi aspetti è di un segnale anche di ricostruzione e di rifacimento, non solo strutturale ma più che altro morale. C'è bisogno nella città dell'Aquila di ridonare un po' di positività, un po' di speranza e di regalare qualche sogno. La musica è un linguaggio universale e riesce sempre a donare e a regalare dei sogni straordinari e entrare indistintamente nel cuore della gente. Il Presidente, oltre al suo ruolo istituzionale, è un amico, e quindi è di parte, e i suoi complimenti mi lusingano, ma perché è un amico di cuore, una persona che ha saputo cogliere dell'arte abruzzese il vero significato artistico e morale. Ogni volta che vengo qui all'Aquila non vi nego che c'è una grandissima emozione, anche commozione, nel rivedere questa città ormai devastata, che però, come accennavo nella romanza napoletana Un sole mio, c'è una parvenza di sole che si sta riaccendendo, soprattutto nella speranza della gente. E quindi noi siamo portatori di pace, piccoli portatori di pace, che attraverso la musica non diventa più un lavoro, ma diventa un messaggio e quasi una missione umanitaria. Quindi, quando la musica riesce ad arrivare indistintamente nel cuore della gente, a fare del bene e della solidarietà, sono contentissimo, perché sono fiero di fare questo lavoro e di farlo fin quando Dio mi darà la forza. Grazie a Piero Mazzocchetti, in bocca al lupo a tutti per voi il di
TV6. Grazie. E ci sentiamo presto. Grazie. Presidente Gianni Chiodi, governatore della Regione Abruzzo, stavamo dicendo con il Presidente del Consiglio regionale Nazario Pagano, è stata sicuramente una cerimonia solenne, ma contrariamente a quello che accade, e per me positivamente, si è parlato comunque della situazione attuale. Tre termini riecheggiavano in aula: la crisi, il post-terremoto e il federalismo fiscale. Ma fare una cosa di questo genere, che fosse solamente rivolta al passato, con una retorica magari stucchevole, che spesso accade, non era quello che ci proponevamo. Quindi noi ci proponevamo di parlare di quello che è l'Abruzzo, che è stato il percorso della Regione Abruzzo nei 40 anni, ma soprattutto, come sempre d'altra parte dobbiamo fare, rivolgere lo sguardo al futuro. Il problema è cercare di trasformare quelle che sono delle situazioni di inevitabile e di indubitabile difficoltà. L'Abruzzo vive il momento più difficile della sua storia, insomma, non c'è ombra di dubbio, perché c'è una crisi economica che è la più grave almeno dal dopoguerra. C'è il discorso della sanità, che è da rifondare in termini sia di possibilità di mettere sotto controllo i costi, che per la qualità, per un percorso che sia di nuovo qualitativo. C'è il discorso del terremoto, che è una sfida veramente improba per tantissimi, e comunque una comunità si deve misurare con una sfida veramente incredibile. E c'è quello che ho definito la cambiale mefistofelica, che abbiamo del debito accumulato generale della Regione Abruzzo, che è mefistofelica perché ha spostato sulle generazioni future di abruzzesi, che siamo noi poi le generazioni future di abruzzesi, un sacco di problemi. Allora, in questa situazione c'è un'opportunità anche, che è quella del federalismo. Cioè, il federalismo, molti hanno paura del federalismo. Il federalismo dà la possibilità invece di esaltare quelle che sono le capacità. Quindi una classe dirigente che vuole essere tale deve auspicare questa possibilità, non vuole essere una classe dirigente assistita che riesce magari a avere semplicemente dal centro una serie di questioni e poi quando il centro chiude dipende dal centro. No, noi vogliamo avere queste opportunità per potercele giocare, però questo passa per un cambio culturale incredibile. È cambiato il mondo, è cambiata la società, bisogna anche cambiare in un processo culturale, deve cambiare assolutamente, cominciando a pensare che il federalismo interisce una nuova identità, e questo lo dico perché è l'identità dell'Abruzzo, di essere abruzzesi, non più teramani, chietini, pescaresi o addirittura lancianesi, aquilani e così via, ma essere abruzzesi ed essere fieri di esserlo, perché la storia è una storia positiva. Un momento è difficile, però appunto perché il momento è difficile la comunità deve sentirsi in grado di affrontarlo. D'altra parte non abbiamo alternative, quindi dobbiamo fare noi la nostra parte, ma ho chiesto anche di non lasciarci soli, perché la classe dirigente regionale, politica, è una parte della classe dirigente. Tutti gli altri devono fare la loro parte per vincere questa sfida, e anche questa è stata un'invocazione che ho fatto sapendo che piano piano queste cose entrano nella mentalità della gente. A proposito di post-terremoto, non sono giunte belle notizie purtroppo da Roma questa mattina, lei come le commenta? Io ancora non le conosco bene, perché non ho avuto la possibilità di sapere le cose come sono andate. Certo è veramente spiacevole, perché non ci sono ragioni di fondo perché questo accada. Noi abbiamo i fondi, 2 miliardi di euro per la ricostruzione disponibili, ne sono stati utilizzati 371 milioni, e quindi su questo soffriamo solamente su alcuni debiti che sono stati lasciati, insomma, dalla fase dell'emergenza e che non sono ancora pagati, ma questi soldi stanno per arrivare dal giorno dopo, quindi da qui a una settimana, 10 giorni, quelli che oggi pensano di essere martello diventeranno incudine, cioè gli enti locali diventeranno incudine, dovranno portare avanti certi processi e dovranno utilizzare i 2 miliardi di euro che il governo ha messo a disposizione, e questo lo devono fare soprattutto i sindaci. Quindi non c'era ragione, secondo me, di arrivare a situazioni di questo genere, anche perché l'emendamento per quanto riguarda le tasse è stato preso in considerazione dal governo e ieri varato in maniera definitiva dalla commissione. Lo stesso vale per quanto riguarda la zona franca. Io ritengo che arrivare a questi sconti sia stato un incidente, grave incidente. Noi non possiamo isolarci dal resto del paese o farci ritenere meno che, come posso dire, responsabili, istituzionalmente responsabili. Mi dispiace molto, devo capire come è successo, non credo che siano stati i poliziotti, la solita storia che i poliziotti magari caricano, questo forse non credo,
credo forse che ci potevano essere un po' di provocatori in mezzo magari a tantissima gente aquilana che invece voleva semplicemente attirare l'attenzione del governo e che stava facendo quello che è giusto che faccia. Grazie Presidente, buon lavoro perché ne occorre in questo periodo. Allora, noi siamo in fase di conclusione, sono le ore 14, è ora del TG6, dunque do la linea allo studio centrale e ci sentiamo per un collegamento rapido, per una sintesi di ciò che è accaduto nel corso appunto del TG6. Dall'Aquila per il momento è tutto.